Ciao mondo, oggi sono tornata con un nuovo video e in questo video farò i March Faves come ogni mese, i preferiti del mese. Iniziamo subito con le serie TV. A marzo c'è stata una grandissima perdita perché è finito The Vampire Diaries per sempre. Come molti sanno, The Vampire Diaries è una delle mie serie preferite, ne ho parlato tantissime volte sul canale, ma perché mi ha trasmesso tante di quelle cose che voi non potete neanche immaginare. Se volete vedere la reazione alla mia ultima puntata ve la lascio nella i. Il finale mi è piaciuto molto, io non voglio dare spoiler in questo video perché c'è già appunto la reazione, se volete vederla, che lì è piena di spoiler, quindi se non l'avete mai vista non guardate quel video. Passando invece ai film, questo mese non sono andata da nessuna parte al cinema, non ho visto film nuovi, anzi volevo vederne qualcuno tipo The Ring 3, volevo vedere, però devo appunto ancora decidere di trovare del tempo per guardarlo appunto. Passando alla musica, invece questo mese ho un casino di canzoni perché sono uscite alcune canzoni dei miei rapper preferiti e alcune canzoni le ho scoperte, quindi volevo farvi sentire prima di tutto la fissa di questo periodo, che è Bimbi di Sfera, Easy, Tedward, Comi e Gali, ed è bellissima ed è una specie di tributo a Charlie perché appunto è il loro produttore, li ha fatti crescere. Senza Charlie non sarebbero comunque quello che sono adesso, secondo me, perché gli ha dato una grande mano Charlie. Tengo la mia testa, tutto ciò che dentro. Svengo nel letto e compenso. Svengo nel letto e contemplo. Come se fosse un recesso. Tu vivi un cazzo di sogno, ma per uscire ci hai preso un cazzo di troppo. Io identico ai carati. 10 kg di stile che stanno copiando oramai tutti quanti. Senza risultati. Ok, passo. Fottite te, dovrei fate la larga. Se sulla mia testa c'è messa una taglia. Sto nella mia bolla, sto nella mia bolla. Mi conosce tua nonna e pure il tuo don. Io li adoro, cioè insieme. Allora, è una canzone che secondo me è molto scollegata perché le basi non si assomigliano, le loro voci non sono unite, cioè nel senso non è come un duetto che comunque si deve trovare una sintonia tra le due o le tre persone, dipende da quante persone fanno appunto la canzone. Questo qua è proprio ognuno ha il suo stile e si sente che sono cinque stili separati, cinque stili diversi e cinque proprio metriche, tutto, cioè tutto diverso, quindi non hanno voluto unirsi come gruppo ma hanno preferito tenere distinta la persona e questo mi piace tantissimo. La mia parte preferita forse è quella di Gali o di Tedua, una delle due. Mi piace molto anche quella di Sfera, di Easy, di Comi, cioè nel senso non riuscirei a scegliere, però se devo proprio, Tedua e Gali sono le mie due preferite. Quando parte Tedua e ciao, io veramente la prima volta che l'ho ascoltato ho detto mamma mia. E poi un'altra uscita super mega iper Dexter di Sfera, e oddio quanto è quella canzone, cioè adesso ve la faccio subitissimo ascoltare perché è bellissima. Oggi farò su come Dexter, bevo viola, fumo verde, c'è la mia collana, lana, arancione, sto nylon, island, troppo che già vedo bianco, arcobaleno sto contando, nel laboratorio di Dexter. Un'altra canzone che ho scoperto e che mi piace molto, anche se credo che ce l'abbia un poco Sfera, cioè credo che sia un dissing a Sfera, però a me piace lo stesso, è di Lazza e si chiama DDA. Passo con il rosso come DDA, sono avvelenato come DDT, parli e non ti ascolto fratto DDA, sono sempre il capo rosso DDT, e non so come fai a dire no, ti giuro mi cambio le Nike, che cambia flow, meglio se mi chiedi dei live o del show, che se mi chiedi come stai io non lo so. Queste qua sono le mie tre canzoni preferite del mese, poi ce ne sono molte molte altre, però queste sono le mie preferite. Io vi invito tantissimo ad ascoltarle perché mi piacciono molto. Passiamo alla app del mese, questo mese è sempre Pokémon Go perché mi sono rimessa veramente a giocare abbastanza seriamente, diciamo che non faccio ancora le spedizioni fuori, però comunque adesso quando magari sono in giro così mi metto lì a giocare, anche se ci sono altre persone, proprio mi piace giocare a Pokémon, già che sono in giro ne approfitto appunto per prendere Pokémon, Pokéstop eccetera. Per quanto riguarda la foto del mese, marzo è stato il mese delle fiere perché sono praticamente andata prima di tutto al Cartoomix il 4 di marzo con un mio amico e ci siamo divertiti un casino perché è molto molto più bello della Games Week, cioè nel senso, non avendo youtuber o comunque
non essendo solo concentrato su quello, ma essendo concentrato molto sui cosplay, cartoni, poco sui videogiochi, più su appunto cartoni, manga, film. Veramente c'erano persone travestite ed erano bellissime, molto molto bella come fiera. Io vi consiglio tantissimo di andare se vi piace queste, se vi piacciono queste cose. E appunto una foto è questa con un mio amico, appunto, che abbiamo fatto là, perché mi piace tantissimo questa foto perché è molto pazza, no? Noi non abbiamo una foto normale insieme. Io ero in giro con questa collanina di Minecraft e basta, perché tipo ero lì, no, non volevo dare troppo nell'occhio a fare il cosplay e tutto. E invece ho scoperto che praticamente erano quasi tutti in cosplay ed erano bellissimi, cioè io non sarei mai riuscita a fare una cosa del genere. Erano tutti favolosi, ce lo giuro, veramente. C'erano poi famiglie con i bambini e tipo c'erano i papà più fomentati dei bambini. Era una cosa bellissima, troppo troppo tenera. Poi l'altra fiera a cui ho partecipato è stato il Cosmo Raffè e mi sono trovata da Dio. Cioè, nel senso, è stato molto faticoso perché ho fatto tutto in un giorno. Ho fatto viaggio, andata e viaggio ritorno in un giorno, più girare la fiera. È stato bella tosta come cosa. Praticamente sono partita alle 5 di mattina, quindi fate conto che dovevo truccarmi, mi sono alzata alle 3. Vi dico solo questo, è veramente divertentissimo. Ho incontrato Cree e mi sono divertita da morire con lui, quindi ovviamente la foto con lui c'è per forza. C'è per forza anche la foto con appunto di Nyx, riferita a Nyx, perché mi sono trovata benissimo anche con loro. È stato stra divertente appunto partecipare alla masterclass e tutto. Comunque nell'hall del Cosmo Raffè vi spiego meglio, quindi ve la lascio anche quella nella i. Passando al cibo del mese, il cibo del mese sono i Fluffy Stuff, quelli che ho assaggiato insieme a mia mamma nel video assaggi, che è appunto quella come si dice, quello zucchero filato nel sacchetto, tutto buono. Cioè io l'ho mangiato e tipo ogni colore sapeva di una cosa diversa ed era buonissimo, cioè molto più buono. Perché appunto nel video ne ho assaggiato poco, mangiandolo appunto dai vari colori era buonissimo. La candela del mese ve la metto qua perché avevo una tartina di Yankee Candle tipo alla pera, qualcosa del genere. Ve la metto qua perché non ce l'ho più, perché l'ho finita ovviamente, era solo una tartina e è fantastica, buonissimo. Cioè io non so di cosa sappia, ma è dolce e boh, è molto particolare perché non è troppo stancante, non è troppo dolce, ma... cioè, boh, credo che abbiano rappresentato la pera alla perfezione. Passando invece alla cosa del mese, è una collana. È più una cosa rappresentativa, perché allora io ce l'avevo già questa collana, che appunto questa qua, che è la collana di Elena. Io l'avevo già presa un po' di tempo fa, quando veramente ero tantissimo in fissa con The Vampire Diaries. Solo che poi è in casa da qualche parte, però non so dove, quindi me la sono ripresa praticamente. Volevo qualcosa che mi ricordasse questa serie, ovviamente. Eccola qua, ovviamente ci sarà anche un tatuaggio su The Vampire Diaries, di sicuro ho già qualche frase che mi piace molto 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 e vorrò tatuarmi prima o poi, però volevo qualcosa che me lo ricordasse adesso appunto, quindi ho deciso di ricomprare la collana. Volevo l'anello di Demon, ma non lo trovavo, era una cosa veramente difficilissima da trovare quell'anello, non lo trovo da nessuna parte. Passando alla novità barra evento del mese, questo mese appunto c'è stato il Cartoon Mix dove mi sono divertita tantissimo, c'è stato il Cosmo Prof dove mi sono divertita tantissimo, però diciamo che questo mese è stato un mese un po' particolare perché è iniziata la mia fissa per una persona e quando io mi fisso su una cosa del genere ritorno tipo l'adolescente, bambina barra adolescente che si appiccica come una cozza e è una palla al piede della persona, quindi devo stare tipo calma, non fare la bambina adolescente e boh, vedere come andrà. Sono quelle cose che tipo tu dici oh mio Dio sono innamorata, però lui non lo sa, noi stiamo insieme ma lui non lo sa, capito? Solo che è molto complicata come situazione e quindi marzo è stato un po' un mese di cose strane nella mia testa, come sempre, però vabbè, marzo ancora di più. Poi marzo è stato anche il mese dei NYX Face Awards, ovviamente c'è il mio video dei NYX Face Awards, quest'anno sono contenta di come sia uscito, dell'impegno che ci ho messo e del risultato finale, quindi fatemi sapere anche voi se vi è piaciuto e appunto andate a commentare, a guardarlo se non l'avete ancora visto, ci tengo molto a quel video. E questo mese appunto lo gnocco del mese è il rullo di tamburi Sfera, perché appunto è uscito Dexter, è uscito Bimbi con Sfera e io incomincio sempre più ad adorare anche con quegli occhialini da donna, a me
piace, cioè boh, ha troppo stile, mi piace tanto e quindi sfera. Quindi anche per questo i mesi preferiti sono finiti, ovviamente come tutti i mesi dovete farmi sapere nei commenti quali sono stati i vostri preferiti, come è andato il vostro mese, se è stato bello, brutto, se avete trovato l'amore, se siete andate anche voi al Cosmo Prof, che magari non ci siamo incontrati, che l'anno prossimo ci incontriamo perché io l'anno prossimo ci vado ancora. Insomma, fatemi sapere quello che volete giù nei commenti, li leggerò come sempre, risponderò come sempre. Se vi è piaciuto il video aspetto anche il vostro pollicione in su e la vostra iscrizione per non perdere i prossimi video. Io vi ricordo che in info box ci sono tutti i miei social network dove potete cercarmi con Giorgio Makeup oppure direttamente il link in descrizione. Io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione, vi mando un bacione, ciao!